Questo libro che discutiamo oggi pomeriggio valorizza la specialità della Banca d'Italia nel confronto anche internazionale e rispetto ad altre istituzioni del paese e all'estero. Speciale vuol dire diverso, ma un po' vuol dire anche migliore. Quindi il libro sottolinea le positività di questa nobile istituzione dal dopoguerra ad oggi. E lo fa il libro con una introduzione che appunto spiega questo aggettivo speciale e poi con una serie di capitoli, ciascuno dedicato alla fase della Banca d'Italia interpretata da uno degli 8 governatori che si sono succeduti dal dopoguerra fino a Ignazio Visco, che è il governatore in carica. Le prossime sfide secondo lei per il Paese quali saranno? Le prossime sfide per il Paese io le riduco ad una che le riassume. L'Italia ha, ahimè, da oltre 20 anni un problema di crescita dell'attività economica, ma soprattutto della produttività, che ristagna da circa un ventennio. E questo chiama naturalmente in causa fortemente la classe dirigente, la classe politica e i governi del nostro paese, perché effettuino scelte giuste nella direzione di favorire la produttività, ma chiama anche in causa il sistema delle imprese italiane che negli ultimi 20 anni hanno investito molto poco e hanno innovato in termini di progresso tecnico molto poco. I governi sono chiamati a risanare la finanza pubblica, a promuovere investimenti pubblici in infrastrutture assolutamente decisivi per le sorti della società italiana. Penso in primo luogo alla messa in sicurezza del territorio, no? Italiano, quando piove in Italia la gente muore, alla sanità, dove gli investimenti sono stati tagliati negli ultimi 20-25 anni, penso all'istruzione e alla ricerca. E poi c'è il problema del Mezzogiorno, nel quale queste questioni d'ordine generale che limitano lo sviluppo dell'economia italiana si pongono, come sapete, in modo esacerbato. In passato la rete degli sportelli delle banche italiane era cresciuta a dismisura, forse troppo, e quindi c'erano sportelli, filiali, dipendenze, in diversi casi poco produttive e poco utili. Bisogna anche tener conto del fatto che le modalità di comunicazione, no, sono profondamente cambiate rispetto al passato. Comunque l'Abruzzo è dotato naturalmente di banche, sia locali sia di provenienza meta abruzzese. Penso che il problema non sia lì, nemmeno in Abruzzo.